Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Chieti. Con l'avvicinarsi dell'estate, la preoccupazione per la carenza idrica si fa sempre più accesa, in particolare per quanto riguarda appunto Chieti, che è la città al primo posto per dispersione idrica e si attesta al 70%. Per questo abbiamo sentito l'onorevole Daniela Torto del Movimento 5 Stelle. Vediamo. La carenza di acqua anche nel periodo invernale e i problemi alla rete idrica tornano alla ribalta perché comunque sono problematiche che non si possono affrontare a lungo termine. Questo perlomeno è quello che voi dite dei 5 Stelle. Servono decisioni immediate. Sì, tutte le iniziative che sono state messe in campo sicuramente possono portare a una soluzione a medio e lungo termine, ma quello che i cittadini si aspettano oggi è avere un intervento immediato sul campo e anche essere un po' così messi a conoscenza dalla regione di quella che è la programmazione della ricostruzione di questa rete idrica, perché ad oggi nulla sappiamo e poi ci sono anche polemiche nel merito, quindi approfondire questo, allo stesso tempo rendere efficiente il servizio di ricostruzione. Dobbiamo puntualizzare un aspetto: è vero che è possibile ricorrere a una maggiore quantità di acqua da mettere a disposizione, ma è anche vero che se ci sono delle perdite possiamo prendere tutta l'acqua del mondo e la continueremo a disperdere inutilmente. Anche il bonus autoclave, io ho sentito di questa novità dalla regione Abruzzo, ma non è la soluzione. E poi tra l'altro non tutti possono permettersi di accedere a questo bonus e soprattutto di installare un'autoclave in casa. Ecco, questa non è la soluzione corretta. Cosa chiedete alla regione? Oltre alla commissione d'inchiesta che avvierà ovviamente un percorso, un dibattito, noi chiediamo un intervento pronto, immediato e chiediamo di esserne messi a conoscenza. Cambiamo argomento sulla crisi di bilancio che dopo la sentenza della Corte Costituzionale sono intervenuti gli esponenti dei gruppi consiliari del Comune di Pescara del Partito Democratico, della lista Sclocco, Sindaco e di Città Aperta. Paolo Renzetti. Le casse del Comune di Pescara sono sempre più vuote, c'è questo problema di bilancio anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale. C'è anche un rimbalzo di responsabilità tra l'attuale giunta e la precedente. Qual è il vostro pensiero? Ma che la narrazione che il sindaco ha tentato di fare in questi giorni è veramente molto falsa, perché quando il centrosinistra è arrivato nel 2014 a governo della città ha dovuto fare la procedura di cosiddetto predissesto perché le casse erano vuote. Quella procedura, ai sensi di legge, ha avuto anche il via libera da parte del Ministero. Nel frattempo la normativa è stata impugnata e di conseguenza oggi c'è questa situazione. Il vero punto però è che il sindaco Masci, quando si è insediato il 10 giugno del 2019, era già al corrente di questa sentenza. E ci chiediamo in questi 2 anni e mezzo perché non sono state messe in campo tutte quelle misure che avrebbero consentito a Pescara di non arrivare all'ultimo secondo senza un'alternativa. Purtroppo, delle 3 città capoluogo, Pescara è l'unica che oggi non ha una soluzione diversa, perché ad esempio Napoli e Reggio Calabria hanno fatto in questi anni la spola tra il Palazzo di Città e Roma per trovare una soluzione e l'hanno ottenuta una soluzione. Pescara è rimasta ferma. La verità è una: l'amministrazione di centrodestra sta facendo di tutto per far pesare questa situazione economica creata dal centrodestra spesso sulla pelle dei cittadini pescaresi. La dimostrazione è quella dell'aumento delle tasse, in questo caso soprattutto di parcheggi auto, non solo nel centro città ma anche nella periferia, che è una cosa gravissima, perché in un momento storico in cui è aumentato tutto, sono aumentati i beni di prima necessità, l'energia elettrica, il gas, l'amministrazione ha avuto la genialata di tassare anche i cittadini pescaresi che intendono parcheggiare la propria auto, ripeto, non solo nel centro città ma anche in periferia. Pensiamo a via Certeocia, via Paolini, via Falcone Borsellino, via Spiga, insomma sono tante le realtà che oggi purtroppo soffrono. Prima che si di Asse Carlo Masci, la Corte Costituzionale già si è espressa sulla durata del piano di rientro, quindi lui ha iniziato a fare il sindaco già sapendo che doveva fronteggiare questa emergenza. Ora, questa amministrazione non si è occupata di questo problema, non ha risolto questo problema e quindi ci troviamo che dobbiamo vedere la nostra città già spenta da tante iniziative che hanno colpito e affondato la vitalità e la società economica, culturale, turistica della città. In più,
chiudere e vedersi alzati questi costi in modo spropositato della vita quotidiana dei cittadini, che sta peggiorando di giorno in giorno in questa città, perché non ha fatto fronte a quello che sapeva benissimo essere una priorità. Capitolo sanità adesso. È stato pubblicato sul Burat l'elenco degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Veri. Regione ASL, sottolinea l'assessore, hanno fatto un accurato lavoro per costruire i bandi, cercando di garantire la massima copertura dell'assistenza su tutte le aree. I parametri sono stabiliti dalla normativa nazionale, che spesso risultano penalizzanti per regione come la nostra, con territori complessi e spesso scarsamente popolati. C'è comunque un'interlocuzione aperta tra tutte le regioni per introdurre correttivi alla disciplina attuale, anche alla luce della riorganizzazione della medicina territoriale prevista dal PNRR. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di sociale, un aiuto concreto alle famiglie che sostengono le spese ordinarie necessarie a garantire le cure del proprio congiunto. È stato pubblicato stamani il nuovo avviso grazie al quale l'assessore Rato alle politiche sociali mette a disposizione contributi economici in favore di quelle famiglie che hanno all'interno un malato oncologico. È una misura che vuol venire incontro alle famiglie che quotidianamente sopportano questi costi economici e sociali delle cure che il proprio congiunto deve sostenere, ha sottolineato l'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale. I rimborsi che si potranno richiedere dal prossimo 20 giugno accedendo alla piattaforma informatica sportello.regione.abruzzo.it riguardano le spese sostenute nell'arco del 2021 dalle famiglie o dal malato stesso per viaggi, vitto e alloggio nel caso il soggetto sia stato in cura in una struttura sanitaria lontano dalla propria regione. E noi cambiamo di nuovo argomento e torniamo a Pescara, perché i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno oggi denunciato in conferenza stampa le ricadute negative che avrebbe per le tasche dei cittadini pescaresi la costruzione di un impianto biogas. Vediamo. Oggi torniamo su questa vicenda del progetto di impianto di biometano, dopo che nei giorni scorsi avevamo già sollevato un aspetto gravissimo di questa vicenda, cioè la mancata partecipazione del Comune di Pescara al bando del PNRR appositamente dedicato a progetti di questo tipo. Ed è assolutamente impensabile che un comune come Pescara, che versa in situazioni economiche, come ormai sappiamo, praticamente disastrose, possa permettersi il lusso di perdere il treno del PNRR e poi imbarcarsi nello stesso progetto che, anziché essere finanziato appunto a fondo perduto, ora rischia di costare 30 milioni di euro che direttamente o indirettamente ricadranno sulle spalle dei cittadini. Oltre a questo, poi, andando a verificare i dettagli del progetto, emergono, diciamo, degli elementi che danno alla vicenda un contorno ancora più preoccupante, perché i 30 milioni di euro verrebbero garantiti per metà dalla Banca Europea degli Investimenti, con un finanziamento che comunque andrà restituito nel corso degli anni, quindi comunque con dei soldi pubblici che dovranno tornare alla BEI, e per gli altri 15 milioni di euro attraverso un finanziamento privato e un project financing. Un project che però si regge su un accordo che in realtà ci legherebbe mani e piedi agli interessi di questo privato e non certo facendo quelli dei cittadini, perché questo piano economico finanziario si regge su una quota minima che al privato dovrà essere comunque garantita, cioè che arrivino o non arrivino i rifiuti organici da conferire e da smaltire, il privato comunque ci guadagna, perché l'eventuale differenza che manca la pagherebbe Ambiente, che è una società partecipata, quindi si parla di soldi comunque pubblici, soldi dei cittadini. E dall'altro lato ci sono delle clausole assolutamente vessatorie con le quali noi cediamo senza colpo ferire tutti i futuri incentivi statali per la produzione del biometano direttamente al privato, e si parla di fondi che possono andare da 1 a 2 milioni di euro all'anno, quindi con buona pace, diciamo, delle tanto sbandierate intenzioni di abbattere i costi della Tari. Sensibilizzare gli studenti ai principi fondamentali dello Stato italiano. Il convegno tenuto oggi all'auditorium dell'Istituto Alessandrini Marino di Teramo rientra nel progetto La Costituzione in classe. Tania Bonici Castelli. È un modo per far vivere la Costituzione, perché non è soltanto un pezzo di carta, perché se così fosse sarebbe preoccupante. Invece questo è anche il miglior modo per passare il testimone, cioè l'incontro tra due generazioni, no? La nostra generazione e le future generazioni, visto che questa espressione è entrata ora in Costituzione all'articolo 9. E perché l'idea qual è? Quella di, diciamo, sensibilizzare i ragazzi a tematiche di attualità e
insomma, convincendo loro che non si tratti soltanto di un insieme di norme, ma c'è un disegno di comunità politica dentro la Costituzione. Però il problema è che la Costituzione vive se noi siamo in condizioni di farla vivere, e cioè in questo caso se i ragazzi la faranno vivere. I ragazzi hanno da subito fatto delle attività proprio di riflessione in questo periodo, delle iniziative proprio per dire e confermare quello che le scuole italiane in questi giorni stanno sempre di più e con grande forza facendo, che è quello certamente contro tutte le guerre, e quindi è questo a cui dobbiamo educare i ragazzi nelle scuole. Sono riflessioni importanti, riflessioni anche di solidarietà che questa scuola ha da sempre avviato, un confronto aperto con le realtà non solo nazionali ma anche queste riflessioni oltre i nostri confini. Torniamo di nuovo a Chieti, perché l'assessorato al commercio sta promuovendo una serie di iniziative per portare la storia e le tradizioni nelle vetrine proprio della città teatina. Vediamo. La storia di Chieti nei secoli, dal Neolitico al Novecento, e la cultura dei cibi antichi arricchiranno le vetrine dei negozi di Chieti. È infatti allo studio dell'assessorato al commercio l'idea di sposare il progetto dell'associazione Musa, il raggruppamento di associazioni che si occupano della gestione di alcuni dei più importanti siti archeologici, storici e artistici abruzzesi, con il commercio teatino. Che stiamo lavorando insieme alla categoria, oggi abbiamo avuto una riunione per fare in modo che questa bellissima iniziativa dell'associazione Musa possa approdare verso le attività commerciali della nostra città. Lavoriamo con la categoria perché la data del 14 maggio possa essere un punto di partenza. L'obiettivo è quello di creare degli appuntamenti tematici come quelli che l'associazione Musa organizza e che danno anche grande riscontro in termini di pubblico, creare questi appuntamenti, però estenderli alle attività commerciali della città, in modo che queste possano caratterizzarsi con la storia della nostra città, ma anche per fare in modo che ci possano essere che ci possa essere un indotto importante in termini di persone da riversare presso le attività di vicinato della nostra città. Lo ricordiamo, Musa sta organizzando una serie di appuntamenti che puntano proprio a ricordare la storia della nostra città, sia archeologica ma anche più recente, legata al cibo di ogni epoca storica. E questo è l'aspetto molto interessante, unitamente chiaramente alla storia della nostra città, che è una storia meravigliosa, straordinaria, e che unisce anche diversi aspetti mitologici circa la sua fondazione. E dunque un appuntamento del genere, che unisce i gusti, i sapori a quell'epoca, sicuramente suscita interesse, e siamo convinti possa portare appunto tante persone ulteriori nella nostra città, con tutti i risvolti positivi del caso. La pagina degli eventi e dell'arte, nello specifico 26 opere inedite di Giorgio De Chirico, saranno ospitate all'interno del Museo Paparella di Pescara. Domani l'inaugurazione della mostra. Vediamo. Il Museo Fondazione Paparella Treccia di Pescara ospita la mostra dal titolo Giorgio De Chirico, la memoria e l'enigma, l'ultima stagione della metafisica, a cura della professoressa Elena Pontigia, docente di storia dell'arte all'Accademia di Brera e al Politecnico di Milano. L'esposizione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa De Chirico di Roma, dalla quale provengono le 26 opere uniche, aprirà al pubblico domani, sabato 9 aprile. Augusto Di Luzio, presidente della Fondazione Paparella Treccia, esprime grande soddisfazione per questo evento culturale di rilevante importanza per la città di Pescara. Questa mattina in comune la presentazione della mostra. 26 opere della neometafisica. Sono opere che il maestro ha dipinto negli ultimi 10 anni della sua vita, ma sono di una freschezza e di un fascino indescrivibili. Sono lieto di poter comunicare che il presidente della Fondazione De Chirico di Roma ha scritto che il maestro sarebbe stato molto contento di vedere i suoi lavori esposti a Villa Urania accanto alle magnifiche ceramiche barocche della collezione Paparella. È importante per il ritorno turistico. Si immagini che noi già abbiamo avuto prenotazioni da Milano e da Roma, oltre che da vari centri abruzzesi, da prima dell'apertura. Quindi confidiamo molto
nella presenza, nella partecipazione di cittadini, anche pescaresi soprattutto, che hanno magari a pochi passi da casa un evento di importanza internazionale. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata allo sport. Partiamo dal volley, perché quella di ieri sera è stata una serata amarissima per la SIE Cortona. Il sestetto di Lanci perde in 4 set in casa contro una Castellana Grotte priva di obiettivi di classifica e retrocede, complici le vittorie di Siero e Portoviro. Dopo 10 anni il sestetto ortonese lascia la Serie A2. Sergio Zappalorto. Da non crederci, la SIE Cortona, complici strampalati risultati su altri campi, contro ogni previsione visto il calcolo di probabilità 3,5 circa, retrocede in A3 dopo l'1-3 interno contro il demotivato, solo sulla carta Castellana Grotte, che ha imperversato contro gli ortonesi crollati ben presto, contrariamente al tipo di gara che tutti i tifosi e gli addetti ai lavori si attendevano, tutti al di sotto della mediocrità giocatori. Impietoso verdetto, in fondo ingiusto dopo l'indicibile rimonta del girone di ritorno. Eppure sarebbe bastato vincere almeno un set, quello poi perso a 23 dell'1-3 o il secondo quando si era in vantaggio addirittura per 13-6, pure questo perso a 23, per accedere ai play-out e giocarsela con il Portoviro, cosa auspicabile ed equa. Tant'è. L'Ortona piange sui suoi errori e sulle dolci fortune, chiamiamole così, altrui. Lo sfogo di mister Nunzio Lanci è fin troppo contenuto, almeno al microfono, ma questa giornataccia in nero è disseminata di tante domande. La parola al tecnico abruzzese. Purtroppo è andata così, non possiamo fare niente per cambiare le cose, dobbiamo fare ammenda di tutti gli errori fatti durante il campionato, ammenda di una partita giocata malissimo, male, una partita che doveva vederci dominare, entrare in campo con il giusto atteggiamento, purtroppo non è andata così, loro hanno giocato una buona partita, noi non siamo stati bravi a contrapporsi al loro gioco, una signora squadra. Sono risultati anche dagli altri campi quantomeno definibili strani. A me non piace mai parlare degli altri, non siamo stati bravi noi, ecco, punto. Questa partita è stata un po' il sunto di tutto il campionato, giocato a fasi alterne, giocato in maniera un po' approssimativa in alcune situazioni, il girone di andata buttato alle ortiche, girone di ritorno giocato con gli attributi, però non è bastato. Abbiamo provato a cambiare le carte in tavola, ma non è bastato, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo provato a cercare di fare del nostro meglio, poi ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità, come me le prendo io, se le dovranno prendere anche i giocatori. È chiuso dolorosamente il capitolo SIE Cortona, in A3 domenica alle 18, ultima della prima fase al Pala Santa Maria, ospite la capolista Grottazzolina da battere 3-0 perché l'Abba Pineto conservi la seconda posizione utile nella griglia del playoff. In A2 femminile pure domenica alle 14 a Lanciano Latino riceverà il Catania. In B2 maschile domani alle 18 l'Alba se la vedrà contro l'Osimo, mezz'ora dopo il Paglieto ospiterà la prima della classe, il Napoli. In B1 femminile domani alle 18 la Teatina giocherà a Trevi. In B2 a riposo il Gada Pescara 3, domani alle 18 al Pala Roma la Ceteas Montesilvano affronterà la vice capolista Corridonia, mentre domenica sarà derby alle ore 17:30 al Pala Acquaviva tra Teramo e D'Annunziana. Ed ora il calcio, domani il Pescara riceverà l'Adriatico, l'ultima della classe, il Grosseto. Sarà il giorno del nuovo debutto di Luciano Zauri sulla panchina, biancazzurra lasciata poco più di 2 anni fa. L'allenatore ha finito la sua rituale conferenza stampa poco fa e lo andiamo ad ascoltare. Allora, intanto permettetemi di spendere un pensiero per mister Auteri, che insomma digerire un esonero non è mai roba semplice, quindi capisco la sua sensazione in questo momento, chiaramente mi dispiace. Detto questo, tocca a me e me la godo, se permettimi il termine. Volevo ringraziare il presidente, il direttore Matteassi, insomma, per la grande occasione che mi è stata concessa.
Rivincita assolutamente no, per Pescara per me è la seconda casa, per cui per me è una grande opportunità, è un grande onore, l'ho detto tempo fa, 2 anni fa, lo ribadisco oggi, per me stare qui è un sogno, quindi sono assolutamente felice di rivedere un sacco di facce, tra cui le vostre, e con le quali magari col senno di poi anch'io potevo fare meglio, quindi questo è un piccolo faccio ammenda di magari alcune situazioni mie, che non vuol dire avere un rapporto chissà che cosa, però voleva dire magari in alcune cose, ma l'esperienza sia nella vita ma a questo punto anche nel calcio serve appunto a quello. No, ma adesso non voglio apparire un po', cioè, semplificare la cosa, ma credetemi che non c'è stato niente, nel senso che un allenatore fa delle scelte, il giocatore può ovviamente non accettarle, ci sono delle frizioni, ma è finita per quanto mi riguarda dopo 2 secondi, dopo è chiaro, i risultati non mi hanno accompagnato in quel frangente, ho fatto una scelta diversa, ma ti anticipo anche con Cristiano che oggi è il mio secondo, cioè, credetemi che è più il vivere in quel momento dove chiaramente non era semplice stare lì, ma attualmente le cose vanno splendidamente e quindi non vedo che sia domani la partita per ripartire, dai. E con la improcedibilità dichiarata ieri dal Tribunale Federale Nazionale si chiude la vicenda del deferimento per il passaggio delle quote societarie. In casa Teramo le attenzioni tornano tutte sul campo con la squadra che domani ospiterà il Pontedera alle 17.30 e l'occasione per centrare la matematica salvezza e tentare l'ascesa al 10° posto. Ascoltiamo il difensore Pinto. Guarda, a fine dicembre eravamo in una situazione abbastanza critica, devo dire la verità. Prendevamo 4 gol a partita. Guarda, la nostra forza è sempre stata quella di allenarci al massimo e non abbassare mai la testa, anche tra mille difficoltà. Siamo sempre risaliti su. In un modo o nell'altro ce l'abbiamo sempre messa tutta. Abbiamo risposto da grande squadra, ma più che altro è uscito dentro di noi il sacro fuoco, sai, ognuno di noi ha un qualcosa dentro che brucia, no? E nel momento di difficile extra calcio, ti direbbe qui. Sì, ognuno di noi ha un sacro fuoco che brucia, cioè poi dipende se brucia di più o brucia di meno. E dopo Montevarchi ha iniziato a bruciare tanto. No, vabbè, l'abbiamo affrontato anche all'andata. Cioè, io personalmente in quel caso non sono partito dall'inizio, sono entrato al 60°. Però ora col mister, con lo staff, con tutti quanti la prepareremo. Cioè, non è un giocatore che ci deve mettere apprensione. Pontedera è una buona squadra, lo sappiamo. Però che noi ora ci abbiamo il coltello tra i denti, come dicevo prima al collega. E i servizi che avete visto saranno a breve disponibili sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Il telegiornale termina qui. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.